Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video ed episodio della serie di Minecraft, nonché primo episodio con il computer nuovo. Ebbene sì ragazzi, sono finalmente riuscito a farmi il PC nuovo e penso possiate già vedere il netto miglioramento già dalla distanza di rendering, dalla fluidità e dal fatto che finalmente ho potuto rimettere la mia texture preferita. Oggi cominciamo da Nazarick, un po' come di consueto, tra virgolette, perché vi faccio vedere i progressi fatti fino ad ora. Allora, qui i golem mi pare di averli già fatti vedere, e qua ho scavato, come potete vedere qua c'è tutta la pietra, eccetera, la terra e bla bla bla, e ho iniziato, per così dire, a vedere di organizzare i vari livelli, insomma. Qua non ho pensato a mettere gli scaffolding, accidenti a me, e non li ho neanche con me al momento. Vediamo se ne ho nelle casse qui dietro. Effettivamente gli scaffolding sarebbero stati utili. Ecco qua, ne ho 30, vabbè, ce li facciamo bastare. Che carini che sono con queste texture. E diciamo che possiamo utilizzare un po' di terra normalissima. Sì, visto che adesso facciamo un bel volo di sotto. Ta ta ta. C'è già un creeper a due passi. Ce ne andiamo così, molto tattici. Aio, mi stanno già sparando. Oddio, questo è venuto giù. È vero, i livelli qui non sono ben illuminati. Non voglio andare per di là. No, 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 no. Allora, aspettate un secondo. E muori, e muori. E muori anche tu. Ok, qui sotto non è esattamente molto ben illuminato, come potete vedere dai mostri insopportabili, scheletri del cacchio a morte. E tu sei qua. No, mi ha fatto sprecare. Allora, vediamo di beccare anche quel creeper, perfetto. Allora, ripariamo un attimo prima questo che mi dà fastidio. Ovviamente mancano dei blocchi, che fastidio. Vabbè, mettiamo la terra e facciamo così che per ora la parte sotto non ci interessa. E qua metto degli scaffolding per tornare su, giusto? Ah, cacchio, ci sono i cartelli che fanno spessore, mi tocca metterlo di qua. Ok, così adesso in teoria dovremmo poter tornare esattamente qui sopra. Allora, togliamo quelli che non servono e li mettiamo qua. Allora, finalmente riesco a farvi vedere i progressi. Questo è tutto il primo piano, il secondo e il terzo. I primi tre piani sono, diciamo, le catacombe. E saranno fatti con dei corridoi come questo qua, iniziato in questa maniera qua, poco illuminato, e sarà tipo un labirinto con quei corridoi e delle stanze, insomma. Ci sono delle particolarità, ovviamente, nei vari tre piani. Le ho suddivise in questo modo. Allora, la prima qui vicino è che figo. La Derelict Loop Bridge, praticamente un ponte sospeso. Purtroppo con questa texture non viene molto bene, viene meglio con quella normale mettere i campfire così, ma vabbè, anzi in realtà potrebbe essere più interessante. Vabbè, è un ponte sospeso su un burrone dove sotto ci sono delle facce dei cadaveri, in teoria, nella grande catacomba. Poi abbiamo dal lato di qua invece, che occuperà tutti e tre i livelli, però l'ingresso sarà dal secondo perché è dal secondo, la Grave Vault of Adipocere, che è diciamo, gli alloggi di Shaltear, Bloodfall. Mentre qui in fondo, sempre al secondo piano, abbiamo, che prende il secondo e quello sopra solo per avere più spazio, la capsula nera dove c'è il conte, quello, oddio, mi sfugge, il duca del terrore, ecco, il conte, il duca del terrore. E l'ultima zona di interesse
Tra questi piani è al terzo, mi pare, l'ho messa qui sotto. Aspetta, che è questa dove c'è il creeper. No, aspetta. Levatevi del cacchio. È quella lì verde, scusate. Questa dove c'è il creeper è dove arriva il ponte sospeso. Poi vabbè, anche tutti gli altri due livelli vengono messi di corridoi e stanze varie. Qui sotto dovrebbe esserci la cappella, tipo. Cappella sotterranea senza finestre, eccetera. Anche questa probabilmente occuperà un altro layer, cioè tipo così. O oh no, aspetta. In realtà può anche andare. Aia, ma basta! Insopportabili mostri. Vediamo perché. Teoricamente adesso. Beh, in realtà potrebbe venire carino, visto che il layer sopra poi verrà fatto tutto. Di nero potremmo comunque alzarlo in maniera da avere un soffitto nero, visto che è la cappella senza finestre, così la chiamano. Sto scheletro ha rotto e viene fuori tipo così, senza l'illuminazione ovviamente, perché poi sarà tutto chiuso bello nero. E potrebbe essere un'ottima idea. Bene, questi sono i progressi fatti. Ci ho messo un po' a studiare, ho dovuto fare un po' di ricerche per essere sicuro di dove piazzare le varie stanze, dove avrebbero gli ingressi e quali sono i punti di interesse di questi piani. E li ho sistemati così. Cos'altro posso dire? Per Nazarick direi niente, insomma, a parte che ho recuperato un po' di roba, ma non importa. Sì, come detto all'inizio ho il PC nuovo, quindi finalmente i video di Minecraft saranno decenti, anzi forse più che decenti, forse già questo sarà in 2K, però ho fissato, ho rialzato, ho messo bene che più figo così, che era scomodo. Cos'altro? Ah sì, chiedo scusa per le settimane precedenti durante le quali non sono usciti i video di Minecraft, ma forse l'avevo già anticipato. Ho avuto dei problemi con il programma di editing, ovvero Premiere, che su tutti i computer non mi andava e quindi non ho potuto montarli e l'ho fatto appena ho avuto il PC nuovo, insomma. E adesso non dovrei avere problemi. Quello che spero è di riuscire a portare anche altri videogiochi, oltre a Minecraft, da PC e magari impegnarmi un po' di più su qualcosa anche per la Play. Adesso vediamo un pochino che cosa riesco a fare. E devo dire che finalmente a rivedere il mio mondo con la texture per il quale l'ho pensata, comunque con la mia texture preferita, è bello. È veramente bello. Allora, aspettate che andiamo un attimo su in casetta. Anzi, vediamo se avevo. Non mi ricordo se avevo fatto delle altre modifiche al parco verde che abbiamo messo qui, sinceramente. Che vediamo come viene. Beh, la torre è bellissima. Sali, 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 sali. Ok, viene fuori così e comunque. Molto bello, merita. Ecco, devo mettere delle torce lì sopra. Adesso andiamo subito. Aio! Che malus. A mettere quelle torce in modo da illuminare bene anche la bandiera, perché sennò si perde decisamente nell'oscurità qua. Carino. Così vediamo anche l'ultima cosa fatta. Qui con gli ascensori. Allora, sali. Che bello vedere tutte le particelle, tutte le ombre, tutta la roba, che bello. Qua e da qua si va su a caso. Tra l'altro, ho appena scoperto, ultimamente ho scoperto che non mi funzionano più, com'è che si dice? Il meteo praticamente, a essere molto easy peasy, insomma. In pratica no, non piove più, sul mondo non piove più. E allo stesso tempo non nevica. Aio. Beh, adesso andiamo subito a dormire. Dov'è la discesa di qua? Sì, vado in maniera veloce. Cioè, non piove e non nevica. È come se fossero disattivate. Io ho controllato. Non sono disattivate. Le ho attivate e ridisattivate. Insomma, ci
Ci ho provato in vari modi, ma le condizioni meteorologiche non cambiano più per un qualche bug misterioso. Vi assicuro, non sono modificate le game rule, cioè le ho anche controllate, risistemate se fosse stato. Semplicemente non piove, non nevica più, il che è... Allora, per quanto riguarda la pioggia, fighissimo, perché così ho una rottura di balle in meno, perché la pioggia è veramente una rottura. Però per la neve è un peccato. È un vero e proprio peccato perché tipo tutti gli alberi messi lì, eccetera, non si imbiancheranno mai e quindi non diventeranno mai fighi. Pensandoci potrei farlo io manualmente. Sì. Oddio. Se poi la cosa mi dà tanto fastidio, potrei farlo davvero io manualmente. Tanto la neve non mi manca. Ho la farm. Oddio. Ah sì, ovvero ho preso lo speed. Un'altra cosa della texture che ho notato adesso. Cioè adesso, prima quando ho fatto il giretto, è che i villager sono diventati mostruosi. Quelli qua ve li presento. Hanno tre occhi e sono abbastanza mostruosi. Non so bene perché, forse ho sbagliato a prendere la texture, magari ho preso quella in stile Halloween, oppure li hanno fatti così per un qualche ragione, non lo so, vabbè, sono mostruosi, sono un po' bruttini rispetto a come erano all'inizio, però vabbè, insomma, non è che dobbiamo stare qui a guardare i villager per tutto il tempo. Carina. Vediamo con gli altri occhi nuovi. Una grindstone, pure molto figa. Questo qua un po' di 3D, un bicorbo nuovo, carino leggero, mi piace. E anche il telaio qui, sì, che sembrano telaie, cioè guardate che figata, è una figata. Va bene, va bene, va bene. Allora, quello che avrei dovuto fare durante questo episodio era una cosa molto semplice, se mi ricordo da che parte andare, di qua giusto. E ve la faccio vedere. L'idea era, oddio, non mi ricordo più. No, forse ci andavo meglio. Ah, esatto, perché è lì sotto. Quindi in teoria dovrei riuscire a passare da qua. Tra l'altro, no, vabbè, lasciamo perdere. Allora, qua usciamo. No, questo no. Di qua. Allora, questa zona è ancora da fare, non ci avevo pensato, vabbè, ci penserò a fare qualcosa, ma ciò che volevo sistemare era esattamente questo, ovvero il magazzino di pesca, della farm di pesca. Questa roba qua è tutta da chiudere e da sistemare, è quello che volevo fare durante questo episodio, o meglio che andrò a fare adesso, perché se no... Con questo episodio ci dilunghiamo un po' troppo, quindi è meglio che sistemi io già questa zona qui come deve essere sistemata e poi ci rivediamo in caso per gli ultimi dettagli finali. Comunque pensavo di mettere tutto in Prismarine, quindi richiudere qua, fare qua sopra una piccola balconata perché c'è un ingresso anche lì per questa zona qui e anche qui c'è un altro ingresso. Mettere tutto in Prismarine perché ci sta ed è carino. Ho già fatto anche la prova nel mondo delle prove ed è molto carino da fare. Poi nel prossimo periodo vediamo un po' che cosa fare. Avrei in mente la farm del land, la stanza con la faccia di creeper di lava, se qualcuno di voi ha presente. E avevo fatto un elenco, al momento non lo trovo più, non è qui sotto mano, ma non importa. Comincio qui a addobbare e fare la stanza e poi ci rivediamo. Molto bene ragazzi, allora ho appena terminato di fare la stanza, ora ve la faccio vedere. Abbiamo diversi ingressi, questo è il primo, che è quello dall'altro per caricare qui dietro le canne da utilizzare qui sulla farm, che resta comunque un po' spartana, ma vabbè, l'importante è che funzioni. Anzi, in realtà non mi ricordo neanche se funzioni ancora. Dovrei riprovarla. Questa è la parte dall'alto, messa così molto carina. Una porta doppia, poi da qui si può raggiungere nuovamente dalla porta aperta. Dove qui abbiamo fatto il muro tutto in
Prismarine con anche le luci, qua le lampade, molto carino. Qua una mensola con delle piantine nei pot, nei vasetti, che sono molto carini tra l'altro. E ho messo gli item frame, così si sa che cosa c'è su ogni colonna, a parte quelle in fondo, da qui, che sono quelle varie dove vanno tutti questi item non smistati, che non ho smistato lì. Vanno qui in maniera del tutto randomica e casuale, insieme. Vedete un po' così, ecco. Qua li avevo divisi a suo tempo, ma vanno un po' a caso. E niente, qua c'è l'altro ingresso che è esattamente qui, che ci porta in altri corridoi. Ho messo scusate, qualche quadro per abbellire un po' i muri che mi parevano un po' spogli, ma diciamo che questo è tutto. Allora ragazzi, per questo video e per questo episodio è tutto, vi ringrazio per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!